a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovo Book Tag, il Summer Book Tag. Ormai l'estate è arrivata, il caldo incombe, io sono ancora sotto esame, ma va bene così. Passiamo a questo Book Tag per entrare meglio nell'estate. Prima domanda: quale cover ti fa pensare all'estate? Ho scelto due libri della stessa autrice che ho già recensito sul canale. Vi linko le recensioni che ho già fatto su questi due libri nelle schede. E si tratta di Profumo delle foglie di tè e Il silenzio e la pioggia d'estate di Dinah Jeffries. Mi fanno pensare tantissimo all'estate, e in particolare questa, ma a parte sono troppo belle e troppo estive. Poi, quale libro ha illuminato la tua giornata? Per questa domanda ho scelto A volte ritorno di John Niven, che è un libro assolutamente estivo, leggero, non lunghissimo e fa ridere tanto. È il tipico libro da ombrellone che illumina le giornate di tutti. Trovo un libro con il colore giallo sulla cover. E sì, non citerò Alba Scura, bensì Golden Sun di Percy Brown, il secondo volume della trilogia dell'autore che io ho amato alla follia. Trovate comunque la recensione su nelle schede. E niente, c'è questo giallo bellissimo. Poi, qual è la tua lettura estiva da spiaggia preferita? Allora, secondo me, oltre A volte ritorno, c'è in realtà un'autrice in particolare che secondo me ci sta bene sotto l'ombrellone in estate a leggere in spiaggia, è stata di Agatha Christie, in particolare Assassino sull'Oriente Express, corto, bellissimo, intenso. Quindi secondo me Agatha Christie ci sta benissimo. Quale libro azione ti ha fatto correre all'inseguimento dell'omino del gelato? Credo che si debba parlare di gelati, questo manda non ho capito di cosa si tratta. Comunque non ho un libro che parla di gelati, però posso citare La fabbrica di cioccolato, che non ho qui fisicamente in questo momento, però La fabbrica di cioccolato credo che sia quella che si avvicina di più. Poi, Scottatura, quale libro aveva un finale negativo e o doloroso? Allora, per questa domanda ho scelto I custodi di Slaughterhouse di David Mitchell. Probabilmente la maggior parte delle persone che hanno letto questo libro sono ben contenti del finale. Però io no, non è come mi aspettavo, quindi non è negativo, ma un po' doloroso, sì, almeno per me lo è stato perché non era il finale che mi aspettavo. Tramonto, quale libro ti ha resa felice quando è finito? Strano a dirlo, ma giuro è vero. Hunger Games, il canto della rivolta. Dopo tutte le disavventure di Katniss, credo che il finale sia perfetto per essere felici, insomma, ma non solo per quello, Hunger Games mi ha lasciato veramente tantissimo e sono stata veramente contentissima di aver letto questa trilogia e devo leggere solamente il prequel. Quindi questo libro mi ha reso felice quando l'ho finito, perché indicava la fine, di Hunger Games. Ed è anche felice il finale, per fortuna, quindi Hunger Games, il canto della rivolta in particolare. Quale cover ti ricorda il tramonto? Non posso non citare Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, in questa versione double fast, c'è niente panico di Dean Kahneman dietro, e cioè, questi colori ricordano tantissimo, per me almeno, l'estate. Anche il fatto che siano tutti così esplosi, cioè adoro, adoro tutto. Forse le pagine, non tanto il colore delle pagine, ma nel complesso ci stanno bene e mi piace un sacco. Quale libro o serie speri di finire, di leggere quest'estate? Ce ne sono tante. Finire sicuramente La spada della verità. Mi piace finire i libri di Sarah J. Maas, in particolar modo La corte di rose e spine, ho letto il primo. Mi piacerebbe poi iniziare, sempre di Sarah J. Maas, Il trono di ghiaccio. Però quello è da decidere, intanto finisco quelle che ho. E bene, queste erano le domande, sono finite, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di entrare anch'io nel mood appena finirò gli esami. Quando uscirà questo video probabilmente avrò quasi finito, però spero vivamente di entrare al più presto nel mood dell'estate, di entrare anch'io finalmente in quella che io chiamerei vacanza, perché fino adesso non l'è stata. Universitari mi potranno capire perché loro, come me, ogni estate dovranno affrontare o hanno affrontato in passato la sessione estiva, perché quella è più tremenda secondo me, però anche magari chi sta facendo l'esame terza media o la maturità,
potrà capire cosa si trova a fare l'esame in estate. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!